Benvenuti o bentornati qui nella nostra stanza degli orologi per una nuova puntata del nostro format, la tier list, ovvero quel format in cui recensiamo i vari brand di orologi. E naturalmente non lo faccio da solo, ma lo faccio assieme a Rosario, direttamente dalle terre di Calabria. Benvenuto, Rosario. Ciao Ale, Benvenuto. ciao a tutti. Benvenuto. Ross, allora, fammi un recap breve di quello che è stato il nostro format fino ad oggi. Allora, ti ho sparato subito in grafica la nostra tier list, quindi il nostro classificone delle varie maison, delle quali parliamo praticamente quasi 2 volte al mese. E Stai nulla. tenendo anche il conto di quante volte ne parliamo. Eh sì, c'ho Sì, il sì, sì. counter nel calendario. Ok. Giù in Metti le basso ci tacchette sono sugli alberi, sui tronchi degli altri. i tipi carcerati. Va. E comunque in basso ci sono le maison Ross, delle quali io ancora. lo so che non ti sto facendo parlare, però mi è venuto in mente che ogni volta che mi apri la tier list io sudo un po' freddo, perché nei Lo so. commenti, cioè nei commenti vi scatenate, voi fate bene, noi siamo qua per... Però ricordate che i testi di Toc sono scritti da Rosari. Quindi Con questa penna, con questo, tutto io con faccio. questa penna. Però perché lì vedo tipo Hublot insieme ad Invicta e cose strane. Però c'è tempo. Nella descrizione del video trovate anche tutte le altre puntate, così da capire magari se siete curiosi perché abbiamo fatto delle scelte così scellerate. In realtà il bello della tier list è che vediamo anche l'evoluzione dei nostri gusti. Io, per esempio, quella che spicca più l'occhio sì, è Hublot accanto a Invicta e poi Nomos accanto alla categoria di interesse. Perché qualche mese fa io l'avrei sempre messa in da avere e tu comunque dicevi sempre di Nomos se non mi piace troppo semplice, però adesso stai iniziando a piacerti, quindi probabilmente adesso la No, sposteresti in da è avere. vero. Adesso Nomos la metterei tra quelli da avere, Però sì, ormai la tua è scelta l'hai fatta. vero. E vabbè, ma Oggi. se dura anni che facciamo qua? È così, funziona È così. così. Oggi, per esempio, che parliamo di squale, Ulysse Nardin, Chopard, Oris e Movado, Chopard, Oris e Movado, Sì, ma e basta il ciobar. bisogna pensare anche ai gusti che avremo nel Al futuro. futuro. E dovresti prevenire anche gli Va orologi che usciranno da qua a 20 anni. bene. Va bene, cercherò di Perché magari fra sforzarmi, 20 anni esce vediamo. un orologio che ti piace di Ulysse Nardin. Magari lo metti ora di interesse e lo metteresti in da avere. Ulisse Nardin, facciamo una brutta fine in questa puntata della tier list, lo sai, no? Ma no, non per forza, a me piace. No. Comunque, dai, iniziamo con squale, dai. Voglio sentire Vai. cosa hai da dire su squale. Squale. No, squale lo metto subito tra quelli da avere. E mi piace molto Squale, io amo chiamarla Squel perché ne abbiamo parlato anche in un video, è la pronuncia francese del marchio che adesso invece è di proprietà italiana, insomma chiamatela un po' come vi pare. Grande storia subacquea, Squel realizzava le casse per tanti e grandi marchi tra cui Blancpain. E credo che non ci sia altro da aggiungere. Ha fatto la storia soprattutto con il suo 1521, che è questo qui che stai facendo vedere. È un'azienda che mi piace tanto. Andatevi a vedere la puntata, magari ve la metto anche in descrizione. Faceva parte di quel quartetto di Natale, il primo Natale di Toc. Un 1521 per gli amanti della subacquea, dei diver, secondo me ci vuole sempre. Sì, Ale, sono d'accordo. Comunque, orologi davvero iconici, possiamo dire, tra i divers più iconici nella storia dell'orologeria. Ne fanno diversi che sono meravigliosi. Il 1521, vabbè, è lo squale più classico. Sai quale mi A piace me tanto? piace tantissimo il tubo Tiger, squale. quello con il Vediamo se è lo pulsante stesso. rosso. Ora vediamo se la connessione me lo permette. Non so se ci sono ancora. Questo qui a me piace un sacco, Ale. Se non sbaglio anche a te, il super squale, questo qua è meraviglioso. È un Bellissimo. po' vintage, possiamo dire. Bello, Nell'estetica bellissimo. invece davvero tantissimo. E dicevi tu, il.
A me piace tantissimo il vecchio Tiger, non lo fanno più, è una produzione molto datata, anni 90, anni 2000, quello lì con il pulsante rosso, che riprende un po' gli stilemi dell'Omega Pro-Prof, la sicurezza, la sicura insomma per la ghiera. Sì, sì, sì. Quello mi piace tanto, l'ho anche cercato, non è facile trovarne in belle condizioni, però mi piace molto, molto bene. Io invece ho visto dal vivo a Tortona questo qui, il Periscope, che è bellissimo, Ale, in carbonio o comunque in non mi ricordo, sì, penso sia in carbonio, però non vorrei dire scemenze, poi lo cercheremo. Comunque orologio spettacolare, disponibile in tre colorazioni, se non sbaglio, che è blu, arancione e nera, ecco qui, infatti è un orologio anche questo molto molto innovativo, è carbonio e acciaio, forse con lavorazione PVD. Ma davvero questo qui dal vivo è molto molto interessante. L'unico difettuccio forse degli squali che trovo è la dimensione, perché sono tutti abbastanza grossi, ma come giusto che sia, sono dei bay diver, tranne il Sub 39, che ha appunto delle caratteristiche che permettono di essere indosso da tutti. Quindi Ale, tu dove lo metti nella nostra tier list? Da avere, l'ho detto prima, lo metto tra quelli da avere, perché è iconico, perché è un orologio da collezione. E adesso tu compreresti quale? Il 1521 e poi? No, io se dovessi scegliere prenderei un Tiger Vintage. Ok, vabbè, tanta roba. Sì, pure io probabilmente andrei di Vintage, o qualcosa di bello datato, vissuto, bello... Sì, diciamo che è quello che preferirei, non è che i nuovi non mi piacciono, non lo prenderei. Sì. Un 1521 Classic lo prenderei sempre. Però se dovessi scegliere uno Squall in questo momento andrei su un Vintage. Sì, sì, sì. I Vintage sono sicuramente più saporiti, però anche i nuovi sono veramente ben fatti. È come il caso sui mascheroni. Parliamo di Ulysse Nardin, Ale. Ulysse Nardin, rischiamo il ban, rischiamo il pubblico ludibrio. No, allora, Ulysse Nardin, non posso negare la grande storicità del marchio, la grande tecnica di molti dei suoi orologi. Alcuni di questi mi piacciono moltissimo in ogni caso, soprattutto quelli più tecnici, a differenza invece dei classici, insomma, degli orologi classici. Però devo anche dire che alcune volte, anzi il più delle volte, non incontra i miei gusti. Allora dovrei fare una differenziazione tra, diciamo, all'interno della tier list, perché l'Ulysse Nardin per me andrebbe nella categoria di interesse, nel senso che è un marchio che bisogna assolutamente conoscere, bisogna conoscerne la storia. Tra l'altro non so ancora perché non ne ho parlato in un video, e sicuramente lo faremo a breve. Allo stesso modo però ritengo anche che sia un orologio da avere per un collezionista, per un appassionato, per chi vuole capire l'alta orologeria, per chi vuole avvicinarsi all'orologeria di lusso, alla vera orologeria di lusso e all'alta orologeria. Insomma, Ulysse Nardin è, come direbbe lo zio Paul, un marchio prelibato, una squisitezza, e quindi ci sta che possa andare nella categoria da avere. Personalmente lo metto in quelli di interesse, perché sino ad oggi non c'è stato ancora il modello che mi ha fatto scattare davvero la scintilla. Sì, Ale, sono praticamente d'accordo in tutto, se non che a me questi orologi piacciono tantissimo. I Freak X mi piacciono davvero tantissimo. Questi qua un po' più particolari, forse, diciamo, sono troppo particolari, ma onestamente questo qui costa 26.000 euro, quindi onestamente è un po' fuori budget, però veramente secondo me sono davvero molto interessanti come orologi. Io, lo sai, esco pazzo per gli scheletrati, comunque i movimenti a vista, e questo qui secondo me è meraviglioso, soprattutto nella configurazione che ho fatto vedere prima. Mi piacciono particolarmente, anche se diciamo che Ulysse Nardin ha avuto un'evoluzione davvero importante, perché se fino a prima faceva degli orologi straclassici, adesso si dedica a questi orologi molto molto particolari, molto anche moderni. Se di classico
molto moderni, sì. Di classico è rimasto qualcosa, non scendo troppo perché rischiamo davvero il ban, sul serio lo dico. Esatto, rimango fermo qui. I famosissimi, appunto, i classici di Miss Arden con quadranti. I famosissimi grandi classici. Grandi classici, esatto, di Miss Arden. Che questi qui sono meravigliosi, lo sai, a me piacciono tantissimo. A me no, no. Sai che a me, ti giuro, piacciono veramente tanto, proprio sono delle piccole opere d'arte. Attenzione, attenzione alla roba che apri. Ho scelto questo qui perché è molto semplice. Cioè, questo qui è davvero molto figo, certo, capisco sono che... sono birichini, sì. Questo qui è difficile da indossare perché praticamente non riuscirei a indossarlo mai, ma è quel tipico orologio da tenere in teca, 10 esemplari... E poi io vorrei vedere queste teche che abbiamo nei nostri salotti ottocenteschi con i vari non ne ho uno da tenere in teca, questa è la verità. Arriveranno, Ale, arriveranno. Giuro che arriveranno. Comunque, dove lo mettiamo io gli Snarden, dai? Per me è da quelli di interesse. Perdonate la mia scelta, ma è dettata dal cuore. Sono d'accordo, ma più che altro secondo me legato al fatto che sono degli orologi che probabilmente non riusciremo mai a comprare davvero, ma non per una questione economica anche, ma non soltanto per quello, anche per gusto, no? Sono difficili. Attenzione però, l'hai premesso all'inizio, i gusti cambiano. I gusti non cambiano, fare io l'ho detto adesso, io lo comprerei. Cioè, ci vedo con un Manara al polso di Ulysse Nardin. Ma di quelli particolari, non di quello che e andate a cercare Ulysse Nardin, fateci questo favore, andate a cercare Automi Ulysse Nardin. Noi non li possiamo far vedere, altrimenti questa è l'ultima puntata che guardate sul canale, vi divertite. Sì, sono troppo simpatici. Comunque, Chopard. Mi hanno criticato. Chopard o Chopard, come si dice? Chopard. Io lo metto tra quelli di interesse, sebbene ci sia l'Alpine Eagle che vorrei avere, esattamente, bracciale integrato, diciamo che è una bella interpretazione dello stile integrato. È una bella interpretazione perché è vero che richiama alla mente di sicuro alcuni orologi che conosciamo benissimo, come il Royal Oak, come il Nautilus, come il Rolex Oyster Quartz, che è nato prima di qualsiasi altro integrato, ma questo... insultateci. È vero, è nato nel 1970 il Texano e il Royal Oak nasce nel 72, vabbè. Ma fai finta che non lo abbiamo fatto un patto. Avevamo fatto un patto. Questa cosa non si dice. Fai finta che non ho detto nulla. Questa non l'ho scritta io. A me piace molto l'Alpine Eagle perché. Ma poi si chiama Alpine Eagle. Ricordavo bene. Perché è una interpretazione molto personale e anche molto moderna dei grandi classici con bracciale integrato. Quindi io lo metto tra quelli di interesse perché, anche se lo vorrei, così come ci sono altri modelli iconici di Chopard come il 1000 Miglia, che mi piace tantissimo, non è ancora un orologio che io considero da avere a tutti i costi. Cioè, in una collezione Chopard potrebbe, almeno nella mia collezione, può ancora aspettare. Però ti devo dire che è uno di quelli che magari fra due mesi avrei voluto mettere tra quelli da avere. In questo momento lo metto lì, tra quelli di interesse, però mi piace moltissimo. E mi piace la grande storia di Chopard, che anche in questo caso racconteremo in un prossimo video. Tu che ne pensi? Sì, pensi dell'Alpine? Una Maison che ha tanta storia anche in gioielleria, più che anche, oltre l'orologeria. Sì, ma penso che l'orologio di punta è l'Alpine Eagle, lo stanno spingendo tantissimo, giustamente. Sì, ha quelle linee gentiane, bracciale integrato, molto molto interessante. Quelle linee rolexiane, oyster quartziane. No, gentiane, si dice gentiane. Basta, gentiane. diamo i agenta. Meriti, agenta. Ciò che dice.
Esatto, comunque diciamo che sì, è vero, del bracciale integrato hai ragione assolutamente, però questo è molto più simile a un Royal Oak o a un Nautilus piuttosto che a un Texano, cioè cacciando il fatto che abbiano il Sì, bracciale certo. integrato, intendo appunto linee gentiane, intendo tutto quello che magari le viti sulla lunetta, appunto sono tutti Assolutamente sì. dettagli molto gentiani, che lo rendono sportivo nonostante appunto sia un orologio abbastanza elegante, nonostante la sua anima sportiva, come d'altronde Royal Oak, appunto il Nautilus. Comunque sì, pure io lo inserirei in interesse, 1000 miglia mi piace tantissimo. Pure io sono i classici orologi che probabilmente non aggiungerò mai in collezione, ma sono molto interessanti. La categoria, No, io Pilot, Alpinigolo 1000 miglia li vorrei aggiungere in collezione. Non io non lo subito, so. comunque ci sono altre scelte che sicuramente farò prima, però mi piacerebbe averli in collezione. A Guarda, io differenza di un onestamente. Ulysse Nardin che invece guardo con un po' più di diffidenza, per i miei Sì, gusti, non per capisco. storia o altro. No, capisco, ma dicevo, io l'Alpine Eagle, a me l'Alpine Eagle piace, ma non mi convince al Non 100%. è Il il tuo bracciale, genere, dai, non è onestamente, il tuo no, il genere, ci bracciale, sta. onestamente, non mi convince. Il quadrante è Ci sta. spettacolare. Il quadrante spettacolare tu sai perché un po' sorrido, però onestamente se dovessi scegliere tra i tanti orologi a un bracciale integrato, oltre i classici Royal Oak e Nautilus, probabilmente andrei di un IWC Ingenieur, magari, vintage, un grande Disegno classico, Genta, ci sta, ci sta. oppure andrei anche sul Vacheron Overseas, ad avere i soldi su un 222, un po' vintage o anche i moderni Vabbè, Noro, ti comunque stai ecco. sognando, poi ti Sì. svegli tutto sudato ed è finita la E c'è puntata. mia madre che mi sveglia e dici tu e dici, tu fai così, mia madre Rosario! mi dice. Esatto. Va bene, va bene. Comunque, andiamo Oris. avanti, parliamo di un qualcosa del quale ti ho parlato oggi, speriamo Sì. di avere novità a breve, parliamo di Oris. Cosa hai da dire su Oris, Ah, Oris mi piace Alessandro? molto. Mi piace molto un orologio che credo non si possa nominare, comunque ne aveva parlato Bracca e se non ricordo male anche Davide Cecchini, con un quadrante blu bellissimo, mi sarebbe piaciuto avere, ma lo hanno dovuto togliere di produzione, anche se c'è qualcosa di molto simile nella classica linea del servovolante. Comunque Oris sta facendo grandi cose, si è data ai calibri di manifattura, a prezzi che sono bassissimi rispetto a quella che è l'orologeria di lusso, soprattutto di manifattura, ha grande storia e a mio avviso fa anche dei bellissimi modelli. A me piace molto, la metto tra quelli da avere perché un Oris non soltanto è facile da avere grazie ai prezzi molto, molto contenuti, molto vantaggiosi per ciò che offre un orologio di questo tipo nei vari modelli, tra cui anche l'Aquis. È molto particolare, molto tecnico, non va bene per il mio polso, ma mi piace tantissimo. E secondo me è un orologio che in una collezione, davvero con un budget abbastanza basso, mettendo tra gli orologi in collezione, davvero qualcosa di particolarmente bello, particolarmente ben fatto. Mi piace molto, quindi da avere. Ok Ale, io invece di Oris te ne ho parlato oggi perché la nuova uscita, il Big Crown, mi piace da morire. Il Big Crown appunto con questo quadrante Tiffany turchese, chiamiamolo come vogliamo, è No, meraviglioso Tiffany secondo no, ti me. Lui prego, Tiffany no, basta Tiffany. turchese, turchese con Tutti. questo movimento 120 ore di manifattura, meraviglioso, bello proprio. È bello esteticamente, non si vede granché del movimento, ma questo fondello a me così piace tanto. Ed è un orologio ben fatto, 4.200 euro, un po' alto, ma giustificato da quello che c'è dietro questo orologio. Sì. Comunque, i Big Crown in generale hanno un prezzo medio di 2.000 euro, ecco, questo qui poi tutti in oro, 15.500 euro, ma di base appunto con 2.000 euro un Oris Big Crown, diciamo nella media, si riesce a trovare facilmente, ma un altro orologio cacciati, i classici Aquis e i classici Divers, un orologio che mi piace da morire è il ProPilot X, questo qua con quadrante salmone possiamo dire, in titanio,
un orologio davvero fighissimo, Ale, molto comodo, l'ho provato, non mi chiedere come, ma l'ho provato, perché è un orologio davvero difficile da vedere, l'ho provato con quadrante blu, anche questo con fondello proprio lavorato nei dettagli, molto leggero, essendo in titanio, anche questo molto tecnico, ma ti ripeto, per 4.000 euro, se noi si trova anche con un po' di sconto, sono orologi davvero che ne vale la pena. Oris penso che si trova in quella fascia di prezzo che ti permette di approcciare l'orologeria un po' come Nomos, ma essendo un gradino più in alto, perché appunto i prezzi iniziano a essere un po' più alti. Cioè io dopo Nomos andrei direttamente su Oris, infatti consiglio sempre queste due maison, perché hanno davvero tanto da raccontare e fanno degli orologi meravigliosi, secondo me. Anche se Oris sicuramente ha un po' alzato i prezzi rispetto già a Nomos, che comunque mantiene dei calibri di manifattura a prezzi veramente molto molto bassi anche rispetto ad Oris. E poi l'ultimo orologio che mi hai fatto vedere è quello che mi piace meno della linea Oris, onestamente. E come dicevano youtuber, se non ricordo male, Adrian Barker diceva che non è completamente a fuoco. E un po' mi ci ritrovo, nel senso che è come se gli mancasse qualcosa, sempre secondo i miei gusti. Non mi piace particolarmente, preferirei molto di più un Big Crown. Sì, vabbè, assolutamente. Io pure lo sai, un gusto molto più classico. Diciamo quel quadrante salmone, ma anche la lavorazione del titanio. È un orologio figo. Sicuramente probabilmente non lo comprerei, ma andrei direttamente di Big Crown. Però se volessi un orologio particolare, perché no? Quello là è un orologio che secondo me ha una certa fascia di appassionati, secondo me piace ed è giusto che sia così. Andiamo all'ultimo, Ale. Movado ha una storia un po' particolare, Ross. È un po' troppo legata a Zenith, forse, e anche una storia poco, poco conosciuta, forse, dagli appassionati, no? Sì, Ale, io ne ho parlato in un video quando parlavo dello Zenith Primero Pacific. Sì, una storia troppo legata al passato e troppo, secondo me, adesso orologi da centro commerciale. Andrei più di vintage, sicuramente. Alcuni sì, ha fatto la storia sicuramente con il museum, con la collaborazione con Zenith, lo Zenith Pacific, bellissimo. Negli anni 70 non ne avrei parlato come adesso, però effettivamente un po' da centro commerciale oggi. Sì. E quindi dove lo mettiamo, Ale? Ma dove lo mettiamo? Io nella categoria ho visto di meglio, perché è vero. Però devo anche dire che tra i vintage di sicuro è un'azienda di interesse, e un Movado Museum per gli amanti del genere potrebbe anche essere tra quelli da avere. Sì, sono d'accordo. Diciamo orologi molto particolari che andavano tanto tanto di moda, ma che adesso hanno persa la moda, si è perso un po' anche la maison, secondo me. E poi nel futuro un giorno diremo, ma siamo stati dei pazzi a metterli tra quelli. Faranno un orologio futuristico come è stato negli anni 70-80. Gli anni 70. Vediamo. Comunque, speriamo, glielo auguriamo, per Movado se lo merita, dai. Ce lo auguriamo anche per noi appassionati, così torna in auge e ci possiamo comprare un bel Movado da mettere nella teca lì. Certo. Non si vede, io ce l'ho fuori camera. Ah, tu lì, quella è la tua teca, secondo per te? No, non è una teca, quello è il tavolino della stanza dei catalogi. No, lì io ho un salone con tutte queste teche e questi orologi particolari. Oggi ho aggiunto lo Ulysse Nardin Piricchino, è chiamato così. Lo sai che a breve lo sfondo cambierà? Ah sì? Eh sì, l'abbiamo visto su Instagram. Fra un po' arriva un quadro bellissimo. Ah, sì, ok, un dettaglio. No, è grande. Prenderà metà parete qua. Ammazza, pensavo fosse più piccolo. Viene dietro qui, capito? Viene qua dietro. Figo. Vedremo, non vediamo l'ora perché è qualcosa di molto particolare. Vedremo. Io vi ringrazio insieme a Rosario dalle Terre di Calabria per essere stati anche in questa puntata della nostra tier list. Ci vediamo domenica per una puntata a cura di Rosario, ma non ci svelerai nulla, giusto? Aspettiamo domenica. Assolutamente no, neanche sotto tortura. Addirittura.
Che sarà mai? Vedremo domenica. Allora, sono molto curioso perché ho dimenticato pure di che devi parlare. Quindi, poi te lo dico. Ci vediamo dopo domani. Allora, grazie per essere stati con noi. Se volete, iscrivetevi, è gratuito. E ci vediamo in una prossima puntata. Anzi, no, ci vediamo proprio domenica alle 20, domenica, come al solito. Ciao, ciao ragazzi.